Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 98 puntata del podcast di Marcus Box. Apriamo questa puntata tornando nuovamente a parlare di Audacity. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con la decisione da parte di team di Audacity di introdurre una telemetria di base all'interno del software. Bene, eh, sapete che la comunità non l'ha presa bene questa notizia e ci sono state numerose proteste eh, da parte degli utenti da parte degli utilizzatori quindi di audacity e che ha deciso se praticamente adesso il team di audacity ha deciso di fare marcia indietro e la telemetria non verrà più inserita all'interno di audacity l'annuncio è stato dato direttamente da Martin Kiri che ha annunciato la rimozione della telemetria, ha spiegato cosa intende fare il team di sviluppo per avere dati utili per lo sviluppo del software e ha nuovamente ribadito, eh, nel caso fosse necessario, perché alcuni si erano già fatti prendere dal panico a seguito dell'acquisizione di Audacity, ha ribadito che Audacity resterà sempre gratuito e open source. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni, eh, trovate anche quello che faranno che gli sviluppatori per... Consentire la eh, segnalazione degli errori, eh, il controllo degli aggiornamenti e quant'altro. Quindi, eh, link su MarcosBox lo scorso 22 maggio si è tenuta l'edizione 2021 del Mergeet. La conferenza italiana dedicata alle libertà digitali. L'edizione di quest'anno ha visto eh, vari partner ruotanti attorno al mondo del software libero, open source, eh, e varie comunità, varie associazioni che hanno svolto una serie di interventi. Interventi eh, davvero interessanti e anche in linea con la situazione attuale, quindi si è parlato, ad esempio, eh, della didattica in DAD. Eh, ma si è parlato anche dell'open source nella pubblica amministrazione, eh, nel coinvolgimento sociale nel mondo dell'open source. Vabbè, su Marcosbox trovate il programma dettagliato. Qualora vi foste persi eh, l'edizione 2021, quindi non, la, non siete riusciti a, a partecipare ai seminari online che ci sono stati, bene, eh, recandovi sul sito del Merge. E troverete uh, le registrazioni di tutti quanti gli interventi svoltesi durante la giornata, quindi potete andare, mh, guardarli, condividerli uh, e commentarli sui canali social e aiutare anche a far conoscere questo, questo tipo di eventi, questo quest evento che è davvero interessante. La scorsa settimana vi avevo parlato di System76, un produttore di computer equipaggiati con Linux con sede negli Stati Uniti. Eh, Ve ne avevo parlato in occasione del rilascio del loro nuovo prodotto che è una tastiera eh, completamente open source e pensata per noi utenti Linux, ma non solo. Bene, eh, in occasione del rilascio della tastiera di eh, System76 vi avevo accennato che ci sono anche altre realtà. Eh, che sono realtà europee che commercializzano computer eh, compatibili al 100% con Linux. Eh, fra queste realtà c'è Tuxedo che è un'azienda tedesca che eh, produce degli ottimi computer, eh, sia computer fisici che laptop, equipaggiati con Linux. Eh, Tuxedo la scorsa settimana ha annunciato il nuovo Infinity Book Pro 14 di sesta generazione. La particolarità di questo eh, nuovo prodotto di Tuxedo Computer è e un display con un rapporto 16 in decimi, con una risoluzione 3k o meno fino a 3k nella variante massima quindi 2880 x 1800 pixel con una copertura srgb al 99% e una luminosità di 400 candele su metro quadro la configurazione di base di questo computer offre un display 2k ips quindi una risoluzione standard 1920 x 1002 e appunto, come vi dicevo, è possibile equipaggiarlo fino alla massima configurazione con il display 3, 3K, per quelli che vogliono i super display belli, belli potenti e quant'altro. È disponibile in due configurazioni con eh, processori Intel Tiger Lake i5 e i7, a seconda eh, del, del, di quanto volete spendere. Quindi, processori Intel di undicesima generazione, e eh, il comparto grafico è affidato a una scheda grafica Intel Iris XE. Eh, è un portatile che ha, offre una, numerose porte, troviamo una porta USB eh, tipo C4.0, quindi con funzionalità complete, inclusa la, la Thunderboard 4 eh, con DisplayPort 1.4, eh, in grado ad esempio di gestire e di collegare fino a due monitor 4K. Abbiamo anche una porta USB eh, 3.2 Gen 2, eh, una USB C 3.2 Gen 2, due porte USB A 3.2, una HDMI 2.0 e un vettore di schede SD. I prezzi i prezzi partono da 1249 per la variante quella base con eh, core i5 di undicesima generazione di spieghi 2k ehm, un giga di cioè, um, un banco di 8 gb di, di ram eh, samsung 3200 e un ssd samsung 970 evo plus da 250 gb vi ricordo che qualora vogliate acquistare uno di questi computer sul sito di Tuxedo è disponibile un codice sconto chiamato marcosbox.org quindi tutto attaccato che potete inserire al momento dell'ordine che vi concede un piccolo sconto del 3% quindi se volete comprare se volete supportare questo produttore e se volete acquistare uno dei loro prodotti con questo piccolo sconticino magari ci potete aggiungere qualche accessorio in più che male non fa mai per la rubrica impariamo con Google con strumenti gratuiti eh, vi ho pubblicato un piccolo articolo che poi in realtà non è un articolo, è semplicemente due righe con accompagnati link eh, per un progetto interessante di eh, Google. Google praticamente ha reso disponibile su internet un corso gratuito che vi insegna i fondamenti di base del CSS. Il corso Learn CSS è strutturato in vari moduli, piccoli moduli che ci insegnano passo passo come funzionano gli aspetti fondamentali del CSS e come utilizzarli in modo efficace all'interno dei nostri progetti. Trovate il link su Marcosbox, è carino, ben fatto e di facile comprensione anche per chi è novizio di queste cose. La scorsa settimana ho pubblicato un articolo che forse ritengo fra quelli più interessanti all'interno della programmazione settimanale, un articolo riguardante il progetto Bergamot. Eh, forse i più vecchi di voi si ricorderanno del progetto Bergamot in quanto ve ne ho parlato circa due anni fa. Che cos'è il progetto Bergamot? È un progetto finanziato dall'Unione Europea volto a realizzare un traduttore automatico offline da integrare all'interno di Firefox. Bene, eh, sono passati un paio d'anni da, da quando è stato fatto il suo annuncio, in questo tempo il suo sviluppo è lentamente proseguito, l'estensione è stata rinominata in Firefox Translation. È disponibile i codici su GitHub ed è possibile testare finalmente questa estensione che è giunta qualche eh, giorno fa alla versione 0.4. Questa, questa estensione richiede come eh, prerequisito eh, avere eh, la versione Nightly di eh, Firefox, oltre che andare ad abilitare, eh, l'opzione all'interno di, di Firefox eh, per poter installare. I plugin provenienti da eh, fonti terze, quindi non dallo store ufficiale ma eh, in questo caso dal repository GitHub. Attualmente, però, la funzionalità di traduzione è limitata a poche lingue, e consente, questa, questa nuova versione consente la traduzione dallo spagnolo e dall'estone in e dall'inglese, nonché dall'inglese al tedesco. E quindi, se, provarlo, se speravate di provarlo per la lingua italiana, beh, rimarrete abbastanza delusi perché, appunto, sono soltanto delle eh, lingue che eh, molti di voi di sicuro non parlano. Eh, per quanto riguarda il funzionamento di eh, Firefox Translation, su Marcos Box ho pubblicato un video che vi spiega, eh, vi illustra appunto questa, questa estensione, vi spiego come fare a installare, vi fa vedere come funziona e, e niente. Andatevi a vedere il video su uh, Marcos Box e fatemi sapere che cosa ne pensate. Io spero che arrivi al più presto una, una versione stabile, magari entro la fine dell'anno, di questa estensione, anche se dubito, visto il tempo che ci hanno messo per poter realizzare questo, questo prima, questa prima versione. Beh, ma speriamo, uh, incrociamo le dita. Per la gioia di tutti quanti gli amanti dei software di grafica vettoriale, la scorsa settimana c'è stato il rilascio della versione 1.1 di Inkscape. Il famoso software di grafica vettoriale disponibile per Windows, macOS e Linux. Fra le novità di questa nuova versione abbiamo una nuova finestra di benvenuto in cui è possibile selezionare l'aspetto di Inkscape. Sono disponibili inoltre alcune scelte, come ad esempio per la dimensione del nuovo documento, del file da aprire e quant'altro. Una palette di comandi che si apre alla. Pressione del tasto punto interrogativo, mh, varie eh, modifiche che sono state fatte qua e là eh, al sistema di aggancio delle finestre di dialogo che è stato riscritto. Una nuova modalità sovrapposizione contorno, ehm, la possibilità di esportare in JPG, GP, TIFF, PNG ottimizzato eh, WebP direttamente da Inkscape e tante altre cosine interessanti che potete trovare nell'articolo che eh, trovate su Marcosbox con il changelog completo. E... Beh, che cosa? Passiamo adesso a eh, una notizia triste, ma al tempo stesso istruttiva che ci deve far riflettere. Lo sviluppo di Glimps, il fork che io ho sempre definito inutile di Gimp, è stato messo in pausa e non si sa se tornerà attivo. Eh, Glimps lo conoscete, è il fork di Gimp nato perché la parola Gimp può assumere una connotazione offensiva nello slang americano. Eh, nasce eh, sotto questa forma lo sviluppo di Gimps. Eh, successivamente, gli sviluppatori hanno iniziato a voler integrare funzionalità provenienti da PhotoGimp, eh, poi, successivamente, hanno iniziato a dire Ok, magari facciamo una riscrittura del software in Rust, e eh, quant'altro. Vabbè, insomma, alla fine hanno messo tanta carne a fuoco, ma alla fine non si è quagliato eh, quasi niente. Eh, il programma era in stato di abbandono da ormai diverso tempo. E adesso è arrivato l'annuncio ufficiale eh, sul su, su sito ufficiale di, di Games che annuncia appunto la messa in pausa del progetto. I motivi sono vari: eh, l'impatto della pandemia, eh, la, la mancanza di, di eh, contributori che non sono stati più in grado di dedicare al progetto tutto il tempo che avevano dedicato in precedenza, ma anche il fatto che eh, lo sviluppatore principale Bobby Moss. Ehm, che creatore del progetto Grims ehm, aveva abbandonato lo sviluppo del, del software per motivi lavorativi, praticamente mal si conciliava il suo lavorare gratis per eh, Grims con il suo lavoro che gli portava lo stipendio, gli portava la pagnotta. Vabbè, su Marcos Box trovate un riassunto di tutto quanto quello che è successo. Gli sviluppatori di Grims hanno deciso quindi di mettere in pausa il progetto, di eh, fermare i finanziamenti quindi fermare tutte quante le varie campagne attive su Open Collective eh, che erano destinate appunto a finanziare il progetto ehm, hanno deciso di ovviamente eh, nel pieno rispetto dei termini della eh, GPL3 eh, di eh, continuare a fornire eh, pubblicamente il codice sorgente su eh, github tornerà eh, molto probabilmente non tornerà quindi metteteci una, una x sopra e fateci i, i dovuti rispetti e fateci cercare cioè ancora la manina quindi se mh, avete intenzione di utilizzare un software di fotoritocco c'è cioè Gimp, installate Gimp eh, Gimp oramai è caputo cioè non è che smette di funzionare è che non verrà più aggiornato, non verrà più supportato e, e sviluppato quindi se preferite continuare a utilizzare Gimp eh, nessuno ve lo vieta e alcune considerazioni su questa vicenda, chi mi segue da tempo lo sa io non ho mai avuto non ho mai capito tutta questa necessità di forcare GIMP, eh, semplicemente per una questione adeguata, era una finta scusa quella legata al nome GIMP. Eh, All'inizio veniva detto che GIMP non veniva utilizzato eh, in scuole, istituzioni o realtà aziendali per via del fatto che GIMP nello slang americano può significare anche un termine offensivo. Ma in realtà sapete bene che non è, non è questo il motivo, eh, il professionista si sa. Usa Photoshop perché è potente, versatile, ricco di funzionalità, in costante aggiornamento ed è uno standard di fatto, quindi gli consente di scambiare i propri file con altri professionisti senza stare lì ad avere pensieri di compatibilità. Un professionista che fa uso di GIMP va incontro a una serie di problematiche nel condividere i suoi lavori oltre che eh, è carente di alcune funzionalità che non troviamo su Photoshop. Eh, si può utilizzare, su Marcosbox avete avuto diverse testimonianze negli anni passati di Professionisti anche che utilizzano Gimp, ma eh, fin quando devi lavorare da solo un conto, quando devi iniziare a lavorare con altri è lì che nascono i problemi. Eh, le scuole si sa: sono resti a utilizzare il software libero. Vedi sì, ad esempio tutto quello che succede col sito d'ufficio. Ed è molto più semplice. Chi, chi gestisce i laboratori va a mettere le licenze gratuite fornite dai vari big del, eh, del software proprietario. Sapete bene perché le danno gratuitamente alle scuole per poter far abituare gli utenti, eh, far abituare i bambini a utilizzare un determinato software. Poi, nella speranza che questi qua diventeranno poi successivamente degli utenti paganti. e beh, quindi di conseguenza, nelle scuole chi lo va a mettere Kim? Magari qualche tecnico di laboratorio illuminato, ma il resto se ne frega. Mette quello. Gratuito, che viene dato in licenza gratuita per scopi, eh, per scopi eh, appunto di studio, o magari nel caso più brutto va a mettere le copie contraffatte perché si sa, è la prassi e anche gli utenti domestici si sa come ragionano. Sfido chiunque di voi a non aver mai ricevuto una richiesta da parte di amici, parenti o da terze parti di farsi installare una copia di Photoshop non lecita. Eh, programma per loro proprio essenziale che poi alla fine magari vanno a utilizzare al massimo per togliere gli occhi rossi da qualche foto, peggio ancora eh, viene fatto installare, viene messo lì sul PC e va a prendere polvere virtuale senza mai essere aperto dai suddetti soggetti. Quindi si sa, il problema di GIMP non è nel nome ma nella società, nelle nostre malsane abitudini e ovviamente nella mancanza di alcune funzionalità presenti in software commerciali che GIMP non dispone. Che cosa ci insegna dunque questa vicenda GIMPS? Questa vicenda GIMPS ci insegna che fork nati per motivi sbagliati finiscono per avere problemi nel lungo periodo, finiscono spesso per arenarsi, per sparire e quant'altro, e finiscono anche per togliere forza lavoro per i progetti principali. Perché diciamoci... Uh, questi programmatori che si sono dedicati allo sviluppo di GIMP con tante idee belle e quant'altro potevano dedicare il proprio tempo per migliorare GIMP, per aggiungergli funzionalità, per migliorare l'interfaccia, per migliorare qualsiasi aspetto in cui GIMP è carente. E... però invece hanno scelto la via del fork, hanno scelto la via di discostiamoci. Forchiamo, prendiamo il codice, modifichiamo qualche cosina qua e là e, e niente. Io sono molto contrario a tutte queste forme di protagonismo da parte di, di, di persone che, anche in buona fede, eh, dicono io riuscirò a fare il mega progetto, e migliorerò e diventerò famoso. Però, ripeto, io dico sempre a chi si approccia eh, a queste, al mondo della programmazione, al mondo del software libero, contribuite ai progetti principali, perché i progetti principali hanno eh, sul, sulla loro un nome, hanno sulla loro una community e tutte quante le modifiche che potete fornire, le grandi idee geniali che potete fornire possono migliorare questo software che diventerà ancora più famoso e magari avrà un'adozione ancora maggiore. Se volete partire da zero e fare il fork, volete fare il programma che deve diventare super mega eh, famoso in poco tempo perché avete quella feature x tipo l'icona diverso o il nome diverso, non li fate, se perdete tempo, fate perdere tempo anche agli altri, ai contributori, fate perdere risorse anche a chi ha contribuito in maniera finanziaria a supportare il progetto. Ripeto, eh, un appello a voi, se siete programmatori, contribuite ai progetti principali, se non siete programmatori, contribuite in altri modi, ad esempio aiutando la diffusione eh, con le comunità di supporto, con eh, le comunità di traduzione, con, eh, con anche i contributi economici se potete. Ma evitate di... di, di di, di, di mettervi insieme ad altri e dire facciamo il fork, facciamo il programma nuovo. Pensate, o meglio, se lo volete fare, siete liberissimi di farlo. però, pensateci: sto aiutando o sto sottraendo risorse all'altro? Ragionate su questo. Siamo arrivati alla parte finale di questa puntata e possiamo parlare anche di cose che non sono strettamente legate al mondo del software libero open source. La prima notizia riguarda il rilascio della versione 1.0 del Windows Package Manager. Che cos'è? È quello che è, eh, state pensando tutti quanti: un gestore di pacchetti per Windows 10. La prima, versione di questa, la prima preview di, questa, di questo gestore di pacchetti per Windows 10 era stata annunciata durante la Build 2020, la conferenza ehm, che Microsoft tiene ogni anno dedicata agli sviluppatori. Bene, quest'anno c'è stata la Build 2021 ed è stata in concomitanza questa nuova eh, edizione è stata anche rilasciata la versione 1.0 del Windows Package Manager. Attualmente è possibile installare il gestore dei pacchetti Windows eh, per gli amici Winget eh, da GitHub, ma fra non molto questa eh, funzionalità verrà fornita eh, come aggiornamento automatico tramite il Microsoft Store su tutti i dispositivi che eseguono Windows 10 Versione eh, 1809 è successiva. La community di Microsoft ha fornito oltre 1400 pacchetti che possono essere installati, grazie al, al WinGet. Andatevi a vedere su MarcoSBOX. Trovate il link con maggiori dettagli. Quali sono i programmi che potete installare. Eh, che potete installare, grazie a questo eh, gestore pacchetti per Windows 10. È una cosa che noi utenti Linux utilizziamo da secoli e adesso ci sono arrivati anche in casa Microsoft e fa sempre piacere quando la gente inizia a copiare le cose che tu avevi fatto tanti anni fa e che avevi reso gratuiti e disponibili pubbliche e avevi incentrato il tuo, eh, la tua esistenza anche su, su queste cose anche Microsoft ha capito queste cose anche se, vabbè so già che qualcuno dirà, il solito, abbraccio è stai indistinguibile ogni volta che si parla su Microsoft si finisce sempre per questo comunque, su Marcos Box trovate maggiori informazioni, trovate i link e quant'altro Andatevi a dare uno sguardo. Bene, ultima notizia di questa settimana riguarda il casino che è scoppiato per via di Freenode e tutte quante le comunità del software libero open source che stanno abbandonando Freenode e stanno migrando a LibraChat. La scorsa settimana si è verificato un evento di rottura all'interno della comunità IRC di Freenode, i cui effetti si stanno appunto ripercuotendo in questi giorni e che stanno eh, stravolgendo anche, eh, dando da, da, da fare dei lavori da fare ai vari comunità che stanno scappando da Freenode. Che cosa è successo? Eh, conoscete Freenode? Freenode è uno degli strumenti più apprezzati delle, nelle comunità del software libero open source per dialogare, per eh, poter collaborare in tempo reale. È un server IRC eh, che da sempre ha ospitato le comunità degli sviluppatori del software libero open source che eh, si sono ritrovati sotto questo progetto, sotto questa... Sotto questo server e l'hanno utilizzato per eh, praticamente tutto: sviluppo web, sviluppo di sistemi operativi. Ci si riuniva lì, ci si poteva dialogare, chattare in tempo reale con gli altri sviluppatori, scambio di idee, sviluppo e quant'altro. Quindi era il paradiso per tutti quanti gli sviluppatori del software libero open source. Freenode ha attualmente circa 76.000 utenti, quindi è una grossa realtà. Che Cosa è successo la scorsa settimana? È successo che un membro dello staff di Freenode, eh, noto con il nickname Fuchs, ha annunciato le sue dimissioni dal progetto dopo ben dieci anni di militanza all'interno di Freenode, perché? perché non è più d'accordo con le nuove politiche aziendali di Freenode. Eh, politiche aziendali che sono state intraprese da Andrew Lee, fondatore della VPN Pia, che nel 2017 ha acquisito in una maniera un po' particolare, un po' stramba, che adesso è anche oggetto di. Eh, richiesta di, di indagini per riuscire a capire come sia, sia, sia stato possibile fare un'acquisizione del genere, ha acquisito ehm, dall'ex capo del personale di Freenode nel eh, 2017, la Freenode LTD, una holding creata appunto dallo stesso ex capo del personale di Freenode che, don Giornalato, ha fondato questa holding e ha deciso di venderla, senza, senza avere fisicamente poi nemmeno la titolarità di poter vendere Freenode. Bene, i termini di questa acquisizione non sono mai stati divulgati al personale di Freenode e in tutti questi anni l'unica cosa che è stata detta ai volontari che facevano parte dello staff di Freenode era che né la holding né Andrew Lee avrebbero avuto alcun impatto operativo su Freenode. Nelle ultime settimane però i capi democraticamente eletti eh, delle squadre di sviluppo, infrastruttura, progetti e comunità sono stati rimossi dai loro incarichi con la forza e gli è stato detto: andatevene a casa, andatevela a spicciare, non comandate più niente. Oltre a questo, sono state fatte alcune manovre poco chiare all'interno dei server di Freenode. Di fatto, adesso, eh, Andrew, con questa mossa ha avuto il parziale controllo operativo sulla rete IRC di Freenode, successivamente alla decisione dell'abbandono. Di, di Christian, uh, Nick, uh, <ride> conosciuto con il nickname Fuchs, uh, dell'abbandono del, uh, di, di Freenode, anche altri membri della community hanno deciso di abbandonare e hanno pubblicato le rispettive, uh, rispettive volontarie, le rispettive lettere aperte nel quale uh, spiegavano il perché delle dimissioni e parlavano sempre dello stesso motivo. Cioè uh, Freenode adesso è caduto in mano a un, tra virgolette, dittatore e non è più la Freenode di una volta. Tutti questi sviluppatori che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di fondare LiberaChat che è una nuova piattaforma eh, piattaforma che praticamente eh, si, si è pronta ad accogliere tutti quanti gli utenti in fuga da Freenode e dal punto di vista legale è stata costituita come un'organizzazione senza scopo di luco con sede in Svezia ed è formata da, da tutti quanti i membri fondatori, tutti, tutti i membri fondatori sono tutti i membri fuggiaschi della prima ondata da, da Freenode, verrà gestita in maniera completamente trasparente e questo, tutta questa situazione il problema su Freenode e la nascita di questa nuova entità hanno messo su chi va là i vari... Uh, sviluppatori di uh, software libero open source che hanno deciso adesso di migrare in massa verso libera chat e di abbandonare free node tra questi troviamo Ubuntu, Fedora, Gentoo uh, troviamo anche Wikipedia e Famiglia, FreeBSD, gli sviluppatori di Battle for Westnought tantissimi tantissimi si stanno, si stanno migrando in massa verso libera chat e in queste ore si stanno aggiungendo anche altri insomma una vera e propria fuga di massa verso 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 LibraChat e l'abbandono di Freenote che adesso si ritrova gocciolino in mano e si è bruciato tutta questa community che eh, utilizzava il servizio. Su Marcosbox comunque trovate maggiori approfondimenti, maggiori dettagli, maggiori link per poter eh, capire meglio questa vicenda. E con quest'ultima notizia si conclude qui questa 98 puntata del podcast di Marcosbox. Mi raccomando, seguite il canale di Marcosbox su Telegram, seguite il sito su. Eh, tramite feed rss e quant'altro vi ricordo che è attivo anche un canale telegram dedicato alla community di Marcos Box dove potete dialogare, scambiare idee, opinioni e quant'altro ed è attivo anche da qualche settimana un canale con le offerte di Marcos Box nel quale troverete alcune offerte e se deciderete di acquistare dai link di Amazon che sono presenti all'interno di questo canale telegram eh, sapete che potete supportare così Marcos Box, quindi voi acquistate non perdete niente eh, non, bagate, non pagate di più, ma Amazon mi ridà una piccola commissione molto piccola che può essere utile per futuri acquisti e potenziamenti della, di tutto quanto Lambaradan quindi computer, microfoni e quant'altro. Bene, con questa ultima notizia si conclude qui la puntata. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci rivediamo la prossima settimana. Ciao ciao!